ragazzi, a un altro video. Parliamo dell'MP-REC dell'Analog Obsession. MP-REC cos'è? È un preamplificatore microfonico, vedete, dotato di gain da 20 decibel, vedete nel pop-up a 70 decibel, più 70 decibel, con poi una relativa attenuazione di meno 12 o più 12, che è un ulteriore, è un trim praticamente, anche se lo chiama attenuation, qua in realtà è un trim. Una volta dato volume preamplificazione, potrei aver bisogno di bilanciare l'uscita togliendo decibel, oppure nell'eventualità anche di aumentare di più 12 decibel. Con questo tasto si attiva, cliccando qui o sulla spia direttamente, si attiva o si disattiva il plugin, così è disattivato, vedete, linea piatta. Se lo attivo, questa è la sua firma sonora. Abbiamo un più 0,4 decibel che corre dagli 0 Hz fino a circa 500 Hz, poi comincia un po' un lievissimo roll off fino intorno ai 1700, 1700 cala, c'è cioè l'intersecazione con la linea dello 0 decibel, poi cala tipo uno shelving, cala, cala, cala fino qui intorno ai 7100, che è circa il punto più basso, per poi riparificarsi, per poi arrivare di nuovo intorno ai 17-19.000 con un leggero roll off, che non è il classico roll off, quello netto che parte da qui e arriva fino a qui sulle alte frequenze, ma è un leggero roll off in giù, vedete, non c'è roll off nella parte bassa. Questo è la sua firma sonora, vedendola in linear analysis. Prima di andare in harmonic analysis vi faccio vedere velocemente scritta Analog Obsession, che qui per l'oversampling, vedete on, lo rischiaccio oversampling off, questo ripeto per accendere e spegnere il plugin. Poi abbiamo due equalizzatori, ecco, è un preamplificatore con diciamo una prefase di equalizzazione, cioè abbiamo, vedete, CPS, basse frequenze impostate a 100 Hz e non modificabili, e abbiamo però, vedete, questa è la frequenza che indica il filtro delle basse, 100 Hz fisso, ma abbiamo un boost e un'attenuazione, ve la faccio vedere subito, tipo Pultec, vedete che in realtà è impostato a 100 Hz, però guardate da quando comincia ad intervenire, da 3600 lui comincia già a alzare, i 100 Hz sono qua, ragazzi. Ma lui comincia ad alzare molto prima. Boost, proprio come un Pultec, impostato nella sua impostazione di 100 Hz. Ma poi abbiamo anche l'attenuazione, sempre sulla stessa frequenza, proprio come il Pultec, impostato anche qui a 100 Hz. Andiamo a creare il famoso trick: alzo le bassissime, ma tolgo le moodiness, le medie. Vedete? Che in questo caso sono intorno ai 1000 Hz. Se aumento e continuo a togliere, vado anche più in basso, vado intorno agli 800. Se poi abbasso questo valore, no, se lo alzo, no, rimane lì, perché è impostata a 100 Hz anche con tutta l'attenuazione data. Vedete che in gioco ci sono queste frequenze qua. Quindi lui va a calare intorno agli 800-900 Hz. Però, insomma, capite che è simile Pultec. Doppio clic, tasto sinistro del mouse, torniamo default. Ma è importante perché anche gli altri, anche qui impostati, vedete, a 12 kHz fissi, anche qui io posso dare un boost che è uno shelving. Ma vedete che vado a interpellare con questo boost in tante frequenze. Voglio non, per esempio, alzare tutte le alte frequenze, interverrò anche sull'attenuation che va a calare anche qui come il Pultec. E vedete che io vado a togliere le alte che non mi interessano, per esempio fino qua, fino a 10.000, voglio solo che si alzino da 500 a 10.000, solo qua,
con soprattutto la mia punta intorno ai 4200-4300. Le altre, scusate, frequenze non le voglio toccare, oppure invece le voglio toccare. Quindi a seconda di quanto attenuo, decido quanto tagliare o lasciare delle altissime frequenze. È una figata, ragazzi, questo plugin, perché oltre che un buon preamplificatore simulato o emulato, abbiamo una sezione di equalizer che è molto semplice se vogliamo, 100 Hz fissi e 12 kHz fissi, però con boost e attenuation come un Pultec. Quindi ci fa da preamplificazione ed preamplificatore ed equalizzatore tipo Pultec. Adesso ve lo faccio vedere in Harmonic Analysis. Abbiamo che disattivo la mia fondamentale pura 1000 Hz meno 18 dB in decibel full scale, lo attivo due armoniche su il gain e l'attenuation qui del preamplificatore come lo apriamo, cioè di default, due armoniche, una intorno ai 2000 che è multiplo della mia fondamentale 1000, quindi la prima è di primo ordine, scusate, prima armonica di secondo ordine, quindi pari. La seconda armonica è intorno ai 3000, come immaginavo, già vedendo la distanza, ormai le riconosco ad occhio nudo, 3000 che non è un multiplo della mia 2000, ma neanche della mia 1000 che è la fondamentale, quindi sarà un'armonica di terza generazione, quindi dispari. Quindi prima armonica pari, seconda armonica dispari. Con predominanza, diciamo, della prima armonica che è di tipo pari, secondo ordine, rispetto alla seconda che è di terzo ordine, cioè dispari. Quindi prevale l'armonica pari. Andiamo ad aumentare per vedere cosa succede. Vedete che il gioco tra le due armoniche, la proporzione rimane, ma aumentano e compare una terza armonica che è a 5000 Hz, non è multiplo della mia fondamentale, quindi è una dispari. Aumentiamo, aumenta ancora anche la terza. Ecco, vedete che da 35, per esempio, con queste tre armoniche a 40, vedete cosa compare. Compare anche la 4000 che è un'altra pari e compare una 6000 che è un'altra dispari. La 4000 che è multipla delle 2000. Che multipla di questa è una multipla della fondamentale, una pari. Queste sono dispari perché anche 6000 non è un multiplo, sarebbe un multiplo di 3000, ma 3000 è un multiplo di 1500, non della mia fondamentale, quindi è una dispari. Quindi pari, dispari, 3000, pari, dispari, dispari. Poi aumentiamo, vediamo cosa succede. Le armoniche aumentano più 55 decibel, più 60, più 65, siamo a palla, più 70, non vedo aliasing. Tornare indietro, proviamo ad aumentare anche i due equalizzatori, a vedere che non ci troviamo la sorpresa aumentando gli equalizzatori, anche le basse, no. Quindi con tutto a manetta, il potenziometro dell'AD, vedete, del boost, sia delle alte che delle basse. Il gain a palla e proviamo a mettere anche il gain nel volume di uscita. No, non abbiamo aliasing. Quindi vedete che anche se lo attivo non pulisce nulla perché non c'era aliasing fin dal principio. Quindi è un equalizzatore preamplificatore studiato molto bene. Anche senza attivare l'oversampling non abbiamo aliasing. Quindi è un buonissimo preamplificatore. Non vado oltre, mi fermo qui, ve lo farò vedere in un prossimo video. Complimenti ad Analog Obsession, sempre. Gran bel plugin. Ciao a tutti, alla prossima.